applaudi per me. Come ha detto Roberto, giudice, informazione, non controinformazione. Ora sono aperti gli interventi, stimo che sono circa le 18, una trentina di minuti per domande, obiezioni, dubbi, dopodiché avremo un ritorno veloce. Coloro che stanno uscendo chiediamo di prendere il bigliettino e quelli che lo faranno successivamente, pagina Facebook, blog, mail e cellulare. E sono contento della presenza di alcuni giovani, un po' di giovani oggi, perché ho visto delle sale delle volte un po' incanonite, come se fosse nevicate. E invece è positivo avere gli anziani con l'esperienza e i giovani che dovranno promuovere e tramandare. Allora, il CONU lo abbiamo, Mauro è incaricato, abbiamo una mano alzata lì. Volevo fare una domanda e fare una segnalazione. La domanda è semplicissima: quel video di Musimato si trova, lo potremmo scaricare in rete o no? Chiedi notizie al banchetto e avrai le notizie che c'è. Ecco, invece la segnalazione, che non stupirà nessuno, però ti faccio del fatto di informare, come mai tanta gente non è informata. Allora, io con televisione non abbiamo mai voluto, ascoltiamo Radio Popolare e Radio 3. C'è la rassegna stampa al mattino, prima pagina, e dopo c'è il tiro diretto con gli ascoltatori, che in teoria possono intervenire. Però c'è sempre un filtro notevole, perché uno telefona prima e capisce già dal tono che se vuol dire certe cose poi non la richiamano. Ecco, il 9 febbraio 2015, io ero in Sardegna, non so cosa è successo, c'era una signora squisita a fare da filtro. Quella settimana c'era Bruno Manfellotto dell'Espresso, un giornalista, e io ho fatto un intervento parlando dell'Ucraina e dicendo praticamente di andare a mettere i missili nucleari a 300 km da Mosca. È idiota, perché rischiamo di incenerirci tutti. Allora, la segnalazione qual è? Che ogni giorno l'intera trasmissione, con gli interventi degli ascoltatori, viene connessa per la RAI e può venire scaricata o ascoltata. Io me l'aspettavo, sono andato subito a guardare su internet, c'erano il 5, 6, 7, 8, gli interventi del 9 febbraio non c'erano. Ho telefonato due volte, ho registrato anche una delle telefonate, mi hanno detto no, ma che era un errore che sicuramente l'avrebbero messa, non è, ha cancellato poi tutto il nome. E questa? Testimonianza da parte di un cittadino che si trova di fronte ai costruttori del mainstream, dell'opinione corrente che deve essere predominante. Ci sono? Io veramente non ho domande da fare, però volevo dare una piccola, approfitto di questa bellissima occasione per dire che l'altra faccia della medaglia, il pezzo che completa l'esposizione che abbiamo sentito oggi, secondo me si può riscontrare nel TTIP, che è questo trattato transatlantico che si sta, di cui ora certo non posso qui parlare perché non è la sede, ma insomma, che si sta negoziando in modo molto segreto tra Unione Europea e Stati Uniti, che se verrà firmato, purtroppo potrebbe accadere, determinerà un disastro incredibile, uno spostamento enorme di poteri dall'ambito politico all'ambito delle grandi multinazionali, che faccio breve perché chiaro non posso più portare del tempo, ma vi dico che questo pezzo è complementare a tutto quello che abbiamo ascoltato qui oggi. Quindi io vorrei veramente invitare tutti a informarsi, a farsi parte attiva. Se andate a cercare in rete trovate il comitato Stop TTIP, cioè nazionale, c'è a Milano, trovate molti materiali, molte informazioni. Io so che in Italia non se ne sta parlando molto, purtroppo, ma è devastante e completa proprio il puzzle. Ci sarà un'occasione di mobilitazione a Roma il 7 maggio.
siete tutti invitati naturalmente. Esiste un comitato milanese che si riunisce regolarmente e anche lì siete tutti invitati. Una risposta che è intervenuto prima, alla compagna invece, alla compagna dico che se vorrà, scusa Svetlana, ti dispiace, grazie, alla compagna dico che se si vuole rapportare o lasciare il banchetto qualcosa, perché credo che se si vuole agire complementariamente lo si possa fare, a patto che lo si voglia fare per davvero e noi siamo disponibili. No, un attimo. Giulietto, sull'intervento. Brevemente, quel filmato che avete visto l'abbiamo pubblicato su Pandora, lo trovate su Pandora, basta cercare il Cosimato nel motore di ricerca. Pandora non lo so, strano, adesso vedremo di fare in modo di risolvere il problema. Noi l'abbiamo pubblicato naturalmente, il risultato del convegno di Roma con cui abbiamo lanciato il comitato. La seconda domanda, così come l'intervento sul TTIP, non dovremmo farci della propaganda per noi. Il problema fondamentale è che il mainstream è interamente nelle mani del nemico. Questo è il problema, che non abbiamo ancora tutti ben, come dire, focalizzato. Cioè i talk show che tutti i 30 milioni di italiani vedono sono un trucco clamoroso. Ce ne siamo accorti che sono un trucco. Cose che milioni di persone mi ascoltano, sono tutte in mano a una macchina di farabutti che nascondono la verità. Allora, io ringrazio molto chi ha fatto riferimento a Pandora, grazie molte, perché vedo che la comprensione del problema si estende, ma noi non abbiamo ancora neanche cominciato a porci il problema fondamentale. Riprendere nelle nostre mani il sistema delle informazioni e comunicazione. Già voglio farla lunga, ma mi rivolgo alle forze attive dell'Italia, cioè a tutti noi. O noi capiamo che la battaglia del nemico l'ha vinta perché ha conquistato le nostre menti, perché noi gli abbiamo regalato